E questo sicuramente aiuta a ribilanciare almeno in parte il calo di prezzi. Tenete conto che un'azienda come la nostra, nell'anno che si sta chiudendo, ha visto crescere il proprio traffico voce, i propri minuti in rete di un 10-20% e il traffico dei messaggi ben di più. Quindi sviluppo nell'ottica del servizio, sviluppo nell'ottica di volumi, di minuti, di messaggi, quindi consentire alle persone di parlare più liberamente, di parlare di più, tenendo conto del fatto che i prezzi, grazie alla competizione e a seguito anche di interventi di natura regolatoria, sono in forte calo. La seconda area di lavoro per un'azienda come la nostra, alla quale noi crediamo in Italia, ma crediamo come Vodafone in generale, quindi stiamo investendo in questa direzione in tutto il mondo, è quella dello sviluppo della larga banda mobile. Qui la situazione è molto diversa, perché nel primo mercato sappiamo che è un mercato molto grande, è un mercato anche complessivamente con buona marginalità, ha un problema che è la crescita. Qui il problema è completamente opposto, nel senso che il mercato della larga banda mobile nessuno oggi è in grado di dire quanto vale. Ne parlavamo ai tempi dell'UMTS con previsioni più o meno ottimistiche, normalmente molto ottimistiche, che poi sono state smentite dai fatti. Qui la vera domanda è quanto sarà grande questo mercato in futuro. Io credo che l'unica certezza che c'è oggi è quello che finalmente questo mercato è partito e sta crescendo a tassi di crescita molto importanti. È un mercato che, se lo guardiamo nel suo complesso e ci mettiamo dentro anche i servizi a contenuto, l'accesso all'internet mobile, l'accesso da remoto con i PC, se ci mettiamo dentro tutti questi servizi, è un mercato che probabilmente inizia ad andare verso un valore complessivo tra 1,5 miliardi e 2 miliardi di euro. Ma la buona notizia è che è un mercato che cresce, a seconda di come uno lo guardi, sicuramente a doppia cifra, ed è una doppia cifra che probabilmente inizia per 3 o per 4, quindi sta iniziando da dare buone soddisfazioni agli operatori. È un mercato che trova un grandissimo riscontro da parte della clientela, inizialmente della clientela, se vogliamo, più avanzata, più sofisticata, ma ormai anche dal mercato di massa. È un mercato nel quale sicuramente crediamo di aver dato un forte contributo di allargamento dei confini quando abbiamo lanciato a gennaio la Vodafone Internet Key, che è un prodotto che sta avendo un grandissimo successo e che poi è stato seguito anche dai nostri concorrenti. E tanto per darvi un piccolo indicatore, noi ogni giorno ormai attiviamo tra i 2 e i 3.000 clienti a larga banda mobile, quindi clienti che scelgono Internet Key o altri strumenti di connessione alla nostra larga banda mobile e si connettono con grandissima semplicità alla nostra rete. Noi ad oggi abbiamo una copertura del territorio che è di poco superiore all'80% con tecnologia HSDPA. È una copertura che tecnicamente ha 3,6 megabit al secondo su tutto questo 80% della popolazione. È una performance che andrà a crescere, stiamo portando in campo in questo momento i 7,2 megabit per secondo partendo da dove serve, cioè tipicamente i grandi centri, le grandi aree di aggregazione, le grandi aree di presenza delle aziende, ad esempio. Ed è un percorso che continuerà, tra qualche mese arriverà a 14,4 megabit al secondo. Nel frattempo stiamo mettendo in campo la tecnologia HSUPA, che porta anche la possibilità di connettersi a larga banda quando si trasmette verso la rete, non soltanto quando si scarica dalla rete. Credo che sia particolarmente importante, ad esempio, per persone come voi che magari avete bisogno di mandare documenti, non soltanto di riceverli. E questo è un percorso che è iniziato, un percorso al quale noi crediamo molto, stiamo investendo in tutto quanto il mondo e il nostro percorso è un percorso che ovviamente è fatto di innovazione, di qualità e anche di semplicità tariffaria. Una delle cose che ha finalmente allargato questo mercato è stato quando siamo partiti nei primi con una tariffazione che tornava ad essere semplice, una tariffazione a tempo invece una tariffazione a K, megabyte, gigabyte, o cose che poi alla fine sono poco comprensibili e sulle quali anche noi ci eravamo sbagliati all'inizio. La terza area di sviluppo per la nostra azienda è quella dei servizi per la casa e per l'ufficio. Qui il mercato è quello che abbiamo visto prima, quel mercato che normalmente chiamiamo mercato della rete fissa. È un mercato enorme, un mercato che vale 22-23 miliardi di euro. È un mercato che al suo interno vive, da un lato, ancora una forte dominanza da parte di Telecom Italia, dall'altro però offre opportunità attraverso la dinamica nuova che si è avviata con la larga banda, della quale ormai se ne parla tutti i giorni come se fosse un argomento di
di grande interesse quotidiano per gli italiani. Qua, come azienda, stiamo investendo parecchio. Se mettete insieme quello che stiamo facendo in questi 2 o 3 anni, includo l'acquisizione di Tele2, noi su quest'ultima area stiamo investendo più o meno 1 miliardo di euro. E qua noi crediamo di poter dire qualcosa, di poter fare qualcosa di importante, a prescindere dal fatto che uno creda o meno alla convergenza. Noi non siamo un'azienda che per forza di cose vuole credere alla convergenza, crediamo che la convergenza abbia senso quando c'è un valore per il cliente. E ci sono dei casi nei quali questo accade. Ad esempio per le aziende, in particolare con delle medie e delle piccole aziende. Ma non necessariamente noi crediamo che ci sia un valore della convergenza per tutto, ad esempio per le famiglie. Noi stiamo investendo per entrare in questo mercato, e lo stiamo facendo, come vedete, non chiamandolo mercato della rete fissa, ma chiamandolo come mercato della casa e dell'ufficio, indipendentemente dalla tecnologia che si utilizza, perché crediamo, e lo crediamo soprattutto perché ce lo dicono i nostri clienti, che il tipo di posizionamento di Vodafone, il tipo di offerta che Vodafone normalmente porta ai suoi clienti, trovi molto spazio anche per i servizi per la casa e per l'ufficio. Qua abbiamo creato una struttura dedicata in azienda ormai un anno fa. È la struttura che è guidata da Stefano Parisse, della quale ci sono altri rappresentanti qui in sala. Nell'ultimo anno, si dice poco, abbiamo in realtà assunto 300 persone che lavorano all'interno di questa struttura, se volete uno dei pochi casi di investimento anche di risorse umane e competenze per spingere lo sviluppo. E sono persone che hanno portato anche ovviamente competenze che per la nostra azienda sono più nuove. Ci rendiamo perfettamente conto che fare rete fissa e fare rete mobile non è esattamente la stessa cosa. Vorrei ripercorrere un po' i diversi passaggi che abbiamo fatto, perché credo che abbia senso per capire come arriviamo all'annuncio di oggi e cosa ci sta dietro all'annuncio di oggi. Più o meno ormai un anno e mezzo fa, vi ricordate che avevamo annunciato Vodafone Casa, primo prodotto che portava il numero di rete fissa su un cellulare. Sono sicuro che vi ricordate anche molto bene tutte le discussioni che all'epoca avevano bloccato il prodotto Vodafone Casa e che in realtà quest'autunno hanno portato al rilancio di Vodafone Casa, sostanzialmente configurato esattamente come lo era all'inizio, quindi il percorso di analisi regolatoria ha confermato di fatto quella che era l'impostazione iniziale del servizio e quindi siamo partiti. Siamo partiti, non voglio entrare nel merito di numeri di dettagli, tanto per darvi un'idea, noi ogni giorno, anche qua, portiamo più o meno 1000 numeri di rete fissa su cellulari Vodafone, su SIM Vodafone. Quindi sono persone che staccano la loro rete fissa, il loro contratto con Telecom e risparmiano quindi il canone che prima pagavano e vengono, no? Anche con il loro numero di rete fissa sul cellulare Vodafone. Sono clienti abbastanza diversi tra di loro e peraltro anche abbastanza diversi forse da quello che ci aspettavamo noi. Ci sono poi due estremi. Ci sono da un lato i giovani, tipicamente quelli che stanno andando a vivere da soli o le giovani coppie che mettono su casa insieme e che di fatto non hanno bisogno di un telefono fisso, sono ormai assolutamente abituati a usare il mobile e che utilizzano il cellulare per parlare, scrivere e così via, e utilizzano poi altre soluzioni, come ad esempio l'Internet Key, per collegarsi a Internet. Ormai la tecnologia di larga banda mobile, non solo la nostra, in generale, è più che sufficiente per chi abbia bisogno di fatto di collegarsi a Internet senza avere la necessità di fare applicazioni video o peer-to-peer particolarmente pesanti, e spesso i giovani di cui stiamo parlando rientrano in quella categoria.